consiglio di Piera, andiamo ad incontrare ancora a Grandola, in un altro quartiere, un suo caro amico, persona davvero gentile, dato che irrompiamo in casa sua all'improvviso senza neanche avvertirlo. È un uomo poeticamente semplice. Come ti chiami di nome? Bergami Nardino. Nardino Bergami. Nardino. Nardino, sì. Tu che ricordi del passaggio della guerra dei tedeschi e dei partigiani qui a Grandola? Ero piccolino, quel po' che mi ricordo, perché ero piccolino, mi ricordo che quando andavo a letto la sera non si poteva né piangere né luce, sempre luce spenta. Perché non si poteva piangere? Perché non si poteva fare rumore, non si poteva assolutamente, bisogna essere tranquillo. Passavano i, come si chiama? La ronda. Passavano la ronda e passavano la ronda. Poi mi ricordo che da piccolino andavamo in maggio, come quest'anno, come questo mese, in chiesa per il rosario, e loro entravano davanti alla chiesa principale una ventina di persone in mezzo alla chiesa, entravano tutte le sere. Mi ricordo che avevamo paura, come ero piccolino. Poi mi ricordo che sono andato con mio nonno per giù al Binedone, giù in fondo, e tornare con la carrella, con il carro, che è il carro, l'asino, c'erano tutti aeroplani in giro. Era stato quel giorno che hanno preso Mussolini su Madongo, e io ero sul carro tutto spaventato. Può immaginare un ragazzino di 4-5 anni tutto spaventato con tutti quei aeroplani in giro, e avevano quel giorno lì preso Mussolini. Ecco, e più altro mi ricordo poco, perché ero piccolino. Ti hanno raccontato storie sulla morte di Mussolini? No, la morte di Mussolini mi ha detto mio nonno quando c'era, che io ero sul carro con lui, che tutti quei aeroplani hanno preso Mussolini. Dopo so che è andato giù a Zano, Giulino di Mezzegra, e l'hanno ucciso giù davanti al cancello. Lui e la Petacci, tutte e due. Dopo è andato a Milano, dopo non mi ricordo. E delle storie dei partigiani sul lago? Dei partigiani erano qui proprio qui vicino lì, a Miravalle, e quelli che venivano su. Che partigiani che sono venuti in chiesa, che venivano in chiesa quando faceva la funzione al prete. Entravano loro. E che succedeva? No, non facevano niente, però entravano in mezzo davanti, e noi, può immaginare, un ragazzino piccolo aveva paura. Ma ti hanno mai raccontato qualche storia su episodi avvenuti nel Lungolago? No, questo non posso dirlo. E il carro è qui ancora, la carretta è questa qua, mi ricordo sempre. Questa è la carretta e l'asino di mio nonno, quando ero su qua. Non so se è bene, questo qui è una sposalizia di barone che ha fatto sposalizia, ha voluto venire con quel carro qua. Ma questo qui è il carro con l'asino, che veniva, dove ero su io quando venivo su dalla strada principale, di un fondo vicino a Binedone, venivo su proprio lì vicino al benzinaio, che è il mio benzinaio, proprio quel tocco lì. Mi diceva: "Una c'è per Mussolini, la mia paura, poi mangiare mica di paura". Lui mi dice: no, è paura che ha preso Mussolini. E adesso in quel carro lì, adesso si vede mappa. Ma non vedo l'asino. Solo che mi sono.
Ah, sì, ecco questo, il carro. Questo è il carro. Questo è il carro. E su quel carro lì. Con questo carro che facevate? Andavamo giù, perché noi avevamo terreni, andavamo giù col terreno e venivamo giù, mi pare che c'era un po' di fieno, non so cosa c'è sul carro, se andavo con mio nonno e tornavo con mio nonno col carro lì. Mm-hmm. Questo qua proprio, questo è santo. Questo qui è mio padre, mamma, perché mio nonno quando ha fatto così era morto. Quest'uomo qui vicino è tuo padre? Mio padre, sì. Va bene, ti ringrazio. Sì, questo qui è proprio l'asino, lui. L'asino è ancora così. Dopo è poi morto, perché era vecchio, andava più. Va bene, allora a presto. Io purtroppo quello che ho potuto sapere è questo, gli altri con Attilio, io quel poco che so, ero piccolino. Se avevo meno di 10 anni potevo sapere qualcosa di più, ma... E in che anno sei nato? Nel 39. Ho capito. Perciò quindi 4-5 anni. Perciò ero ancora piccolino. Allora ti ringrazio. Io mi ricordo che avevo paura la sera, mi ricordo mia mamma tutta... Aveva paura, poverina, e veniva su, no, non voleva che piangeva, oh madonna. Veniva su e diceva, guai la luce. Anche se c'era qualche cosa non si poteva accendere la luce perché passavano tutti qua. C'erano quelli che diceva lei, come si chiamano? La ronda. La ronda lì c'era e non si poteva, guai, né luce né niente. E né piangere. Un figlio mio piange. Non so, io per te.